Bentornati qui a Non Solo Calcio, sempre in compagnia con il nostro super ospite Francesco Boccia. Sì, ci stai facendo rivivere delle emozioni con te, perché poi capto, no? Mi trasmetti che stai vivendo. Sì, è un po' rivedere il film della propria vita, quindi è sempre bello. Vabbè, ma anche un film bello, perché c'è gente che questo non lo può raccontare e invece camminano non so dove, non li vedi. Vabbè, ma quella è un'altra storia. Io credo che l'umiltà poi sia anche alla base delle persone istruite, no? Non credi anche di un'educazione culturale? Sì, sicuramente, ma io penso che sia una questione di indole. Mm. Io ti ripeto, sono nato in una famiglia numerosa, primo figlio, quindi per forza di cose devi essere una persona semplice. I genitori evidentemente sono come te, cioè non sono persone, sono persone umili. Sì, ma poi ho avuto sempre persone grandi vicino. Grandi esempi, perché tipo come Gragnaniello che è una persona... A parte Gragnaniello, ma c'è stato Ciro Tommi Esposito che è stato il mio produttore per tanti anni e con il quale ancora oggi condivido la musica. E lui è stato veramente un grande mentore, perché me lo diceva sempre, diceva: Francia, questo mestiere è un mestiere fatto di parabole, quindi impara a stare sempre coi piedi per terra, che così non hai, e volare basso, perché così se cadi non ti fai male. Questo è un grande insegnamento che ancora oggi seguo naturalmente poi. Infatti una volta ci è venuto a trovare un collega che ci racconta una storia di Raetano, no? Diceva che lui era uno che vinceva, faceva grandi concerti, ma poi tornava lì con le sue piantine, capito? Sì, io Mino Raetano ho avuto la fortuna di conoscerlo e c'era un'amicizia, c'era proprio una passione fra di noi, era un po' un papà. E lui mi chiamava Boccino, mi ricordo, Boccino mio, come stai? E c'ho un ricordo bellissimo, perché lui rappresentava proprio l'umiltà, era così come lo vedevate per televisione, una persona semplice, appassionato di musica, e mi ricordo che c'aveva questo vocione enorme, ogni tanto mi faceva sentire le cose nuove. Anche perché è difficile in questo ambiente, come dici tu, perché è un po' un ambiente non sano, diciamo, tante falsità e... Senti, io le persone, ho conosciuto veramente grandi artisti, da Lionel Ricci a Claudio Baglioni. Più sono grandi e più sono umili. Ma lo stesso Gigi D'Alessio, che siamo amici perché veniamo dallo stesso quartiere, è una persona che ancora oggi, umilissima, sempre a disposizione. Beh. Ogni volta che l'ho chiamato e che mi è servito qualcosa, è sempre risposto. Quindi io prendo esempio da questi grandi. Beh, sono d'accordo con te. Pensa che ti faccio fare una risata, io sono una fan di Duran Duran. Ah, ho invitato al premio Mala Femmina Simon Le Bon e Duran Duran. Mi hanno risposto con un'email dicendo, ovviamente che non potevano venire perché immagino i loro costi, sai, no? Però ti hanno risposto, ringraziando e facendomi in bocca al lupo, magari se chiamavi, che ne so, diceva no, siamo troppo, non ti rispondeva nemmeno. Sì, vabbè, ma comunque dipende sempre dalle persone, io sono convinto di questa cosa qua, e se uno è umile sempre, se uno vuole fare l'umile, prima o poi viene fuori. Però secondo me è sempre anche alla base un po' di educazione, no? Certo, quella è la base di tutto, l'intelligenza, quello è. Il volo! Il volo, gli altri tre fratellini miei. Il volo sono per me veramente come un grande riscatto, perché grande amore... Io l'ho scritta nel 2003. Ed pensate, è uscita? Nel 2015. Cioè. È stata nel cassetto per 12 anni, 13 anni. Perché? Perché io avevo finito, era finito il grande boom di Turuturu e volevo ritornare. Poi la coppia si era sciolta, quella di mia e di Giada. Avevi bisogno di tornare un po' all'origine. Volevo ritornare a Sanremo da solo. E uscì questa canzone, scrissi questa canzone. E te la bocciarono? Me l'hanno bocciata per sei volte. L'ho presentata in 13 anni almeno sei volte, perché poi cambiavano i direttori artistici. E qual era poi aspetta l'edizione che l'hanno accettata? La prima edizione di Carlo Conti. Nel 2015. Vabbè, Carlo Conti è uno che si Carlo intende. Conti è stato, diciamo, lui l'artefice di tutto, perché io ho presentato Grande Amore nei giovani con un altro gruppo che si chiamavano gli Opera Pop. E Carlo Conti ascoltò il brano e mi disse: Francesco, questa canzone è troppo bella, però devi non andare è... nei big. Che grande. E c'era pure un problema con uno dei ragazzi degli Opera Pop che era troppo grande per fare Sanremo Giovani, no, proprio come proprio come età. Sì, come età. E lui, senza dirmi tante cose, disse: se mi dai l'ok, io proverò a proporla a chi sono io.
Mamma Naturalmente, mia, immagino che tu naturalmente l'hai detto io l'ho lasciato fare, poi c'è stato un grande lavoro anche di bene. Pasquale Mammaro, il mio editore, della Star Lo salutiamo. Point, che insieme a Carlo Conti veramente hanno lavorato tantissimo. Vabbè, però Pasquale è ancora di soddisfazione. più, perché sono Vabbè, dal perché 2001, vedi quanti si anni. sentiva anche coinvolto. Lui ci Bene. credeva, noi siamo stati tre Don Chisciotte, io, Tommy Esposito e Pasquale, perché abbiamo creduto talmente tanto in questo pezzo, in questa canzone, che avevamo deciso di Darla. farla nel momento in cui ci fosse stato un Festival di E Sanremo. loro è stato davvero top perché sono Quando mi stati. dissero del volo e mi arrivò il provino, anche perché il volo all'inizio non la voleva fare. Certo. Poi c'è stato anche un altro personaggio che ha fatto sì che questo successo poi prendesse piede, perché c'era Celso Valli, il direttore artistico del volo, che Si innamorò della canzone. quando il volo disse di nomi, che le torpedine aveva i dubbi suoi, stesso Carlo Conti disse: mandala a Celso Valli, che è il direttore E ti artistico, faccio vedere. se piace a lui sicuramente poi i Certo, ragazzi la faranno decidono loro. per forza. E così fu, la mandammo a Celso Valli e Celso mi disse: Ma lo sai penso che che ora. stavamo aspettando questa canzone No, da ma dico, poi tanti ti hanno anni? ringraziato, voglio dire, non la volevo, Sì, l'hai vista noi, Oscar. ma sai cos'è? Che a volte bisogna provarle le cose. Sono d'accordo Pure con canzoni te. come Almeno tu nell'universo sono state È 9, 10 vero. anni No, sul non bisogna cassetto. fermarsi. Noi ci Perché se abbiamo uno ci creduto. crede, ecco, vedi, te Ci lo stavo abbiamo dicendo. creduto e poi quando arrivò il provino, che era dicembre, io lo ascoltai e rimasi folgorato, dissi: questa volta mi sa che facciamo proprio la Sì, mamma botta. mia, che ho creato. Chiamai tutti gli amici miei, i miei fratelli, che ne so assai, dissi: ragazzi, andate a giocare subito il volo vincente, hanno vinto tutti, Mannaggia che non ci conoscevamo tutti! all'epoca. Vabbè, però possiamo ripetere l'edizione, magari hai qualche altra Io ho canzone. un cassetto pieno di canzoni, che Però stanno lì ad aspettare il momento giusto. questo secondo me è il 17° premio, fatto il 7 settembre, capito? Secondo me devi. Guarda, io sono sempre al lavoro, non mi fermo mai, quindi poi si devono incastrare le situazioni e quello purtroppo non dipende né dal talento né dalla Poi questa bravura, cosa dipende con dalla Samba e fortuna. Romania che ormai siete delle star, siete tipo Duran Duran. Quella è un'altra Me. cosa, quella è un'altra cosa che è Però aspetta, successa, lo prima sai. di parlare di questo, perché abbiamo. Cioè, con lui ci vorrebbero 4 puntate. C'è il regista Fabio che inizia a fare, mamma mia, questa puntata non finirà più. Vabbè, ma quando c'è l'ospite importante, ma poi che parla, ragazzi, è bellissima fare questa puntata. Io anche perché non ho voce, e con te è fantastico perché parli tu. Allora. Ci vediamo al volo. Però me la devi accennare, mi dispiace, io amo sentirti cantare. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Dimmi perché quando vivo, vivo solo in te. Grande amore. Finito. Guardiamo.